Perché tutti i paesi nostri sono in cima a una collina. E di solito alla base della collina è stato fatto un bel parcheggio che è unito al centro con un ascensore e una scala mobile, quindi non vi potete sbagliare. Noi per farlo, sta sotto la piazza, è stato sacrificato un punto storico della città, cioè il vecchio campo sportivo dove faceva l'allenamento la Lega Matese, dove si facevano i tornei dei quartieri durante il torneo, cioè facevano le partite tra i quartieri durante il torneo di San Vito. Era un punto molto vissuto, di solito c'era sempre una fila di anziani, di giovani, eccetera, che stavano a guardare gli allenamenti. Adesso c'è una sterile quanto graziosa piazzetta con un parcheggio a livello e uno interrato. Quindi per favore usatelo perché per fare questo parcheggio che sembrava indispensabile, poi vengono tutti a parcheggiare invece i posti come casa mia che non si paga, e vabbè, abbiamo sacrificato un pezzo della città, un pezzo storico, che ai imitatori di Renzi non sembra interessa molto. Allora, le altre porte, eravamo arrivati a Porta Marina, Porta Nuova, là intravedete quando andate in quella strada che dicevo principale, voi vi avvicinate a Casa Leopardi, vedrete sulla destra questa porta che se uscite vi porta al Pincio, all'entrata principale. Quindi venendo qua c'è il Pincio, andando là a destra c'è Casa Leopardi. E Porta San Domenico, se andate in quel parcheggio che vi ho detto io, salirete con l'ascensore a piedi, vedete voi, ma penso l'ascensore perché c'è, e questa è la porta che vi fa arrivare alla piazza, si chiama San Domenico perché costeggia la chiesa di San Domenico, mi asterno lì, oh, non mi asterno lì, ma mi è esploso un occhio. Allora, Porta San Filippo che vi raccorda con metà del corso, ma difficilmente ci passerete esternamente. È una delle meglio mantenute, penso, del periodo medievale, molto bella. E proseguendo dopo qua sulla destra trovate l'unica parte che è rimasta delle mura cittadine, perché noi le chiamiamo mura, cioè i canadesi parlano delle mura continuamente, ma le mura non è rimasto quasi niente, non è rimasto niente tranne quel tratto, è la circonvallazione che noi chiamiamo. Questa non vedrete assolutamente, io l'ho messa per chi veniva al corso che doveva orientarsi vivendo a Recanati, perché non la vedrete perché si trova nel quartiere Castelnuovo che è sotto al Duomo, che è difficile che ci andrete a fare un giro. Queste le vecchie mura di cui dicevo prima, che adesso è diventata il Parco dei Torrioni, molto ben tenuto. E questo è uno dei luoghi in cui si giocava il gioco del pallone, infatti la via che gli passa di fianco si chiama Gioco del Pallone. Come in molte altre cittadine marchigiane, non so quanto era diffuso poi questo gioco, che è un gioco ottocentesco, c'è anche una poesia di Leopardi dedicata al giocatore del pallone. Non si tratta di calcio, si tratta di un gioco più simile tipo allo squash, perché la palla viene fatta rimbalzare su un muro molto grande prima di andare all'altra squadra. Per giocare, per battere la palla, si usava un grosso bracciale di legno. Se vi interessa capire come è fatto sto gioco, siccome ci sono delle rievocazioni in zona Treia, fanno la rievocazione storica, andate su internet, cioè siete già su internet, andate a cercare un trailer di questa rievocazione storica del gioco del pallone. E noi la facevamo qui. Le altre cose, ho messo un paio di cose da vedere fuori dal centro, non so quanto valga la pena di farci un viaggio, ma per completezza, perché poi come dicevo erano slide destinate a chi a Recanati ci doveva vivere. Come noi avevamo un porto sul mare, Porto Recanati, quello che trovate nella piazza principale era il porto costruito per controllare il mare, quel tratto di mare che l'imperatore ci aveva dato e controllare insomma anche difenderci dai continui attacchi dei pirati, dei saraceni. Così dietro, alle spalle, sull'entroterra, c'era un altro castello che si trova dove Recanati confina con Montelupone, che è un altro paesino. E questo è il quartiere di Montefiore, c'è cioè il castello di Montefiore. In realtà molto, molto carino, si vede, solo che da anni non più usufruibile, perché non ci sono i soldi per sistemarlo, è rimasto chiuso. È un peccato perché dentro non c'è granché da vedere, ma ci facevano sagre, feste di vario tipo. E questo quartiere che è staccato dal centro, che aveva come unico punto di riferimento questo castello, si trova con una cosa che non può essere utilizzata. Speriamo che nel tempo si risolva questa situazione. Altre cose da vedere, allora c'è chi piace andare a vedere le tombe delle persone più o meno famose, c'è
Cimitero delle Canadi, che è ben segnalato, soprattutto se venite dall'autostrada, sta su quella salita che dicevamo prima, che arriva a Porta Marina. C'è la tomba di Beniamino Gigli, una piramide, decorazione in stile Liberty. Il interno non può essere visitato adesso perché lo stanno ristrutturando, che poi non è che c'era da vedere granché, c'era da affacciarsi, non è che c'era da fare una visita guidata. Però vabbè, questo è a forma di piramide, se l'è fatta. E un'altra cosa, questa non la vedrete assolutamente, però io ce l'ho messa per completezza, è Villa Gigli, che era la villa, lui aveva una bellissima casa a Roma, e questa è la villa quando tornava dalle sue parti. E, si trova in una zona tra Recanati Loreto e Porto Recanati, su una collina, voi non la vedete neanche passando, perché passando, siccome intorno c'è tutto un bosco, intravedrete solo la parte in alto, quindi questa cosa bianca, intorno tutta vegetazione. È sicuramente molto bella, se ne trovano solo delle foto online, anche vecchie poi tra l'altro. Non si può vedere perché è dei privati, che non la, quindi non è aperta al pubblico. Io ho visto che neanche quando ci sono giornate del FAI è stata mai messa a disposizione, quindi speriamo che prima o poi venga fatto, ci facciano vedere com'era sta villa, che merita. È finito. Finito, quindi era questo più o meno quello che c'è da vedere Canati. Se passate da queste parti, spero che, ecco, le mie indicazioni siano state utili, e niente, vi saluto perché già il video sarà lungo, e dove siete? Ecco, dove sono io più che altro, e alla prossima, ciao!